Benvenuti alla tecnologia e sistemi avanzati. Oggi vi mostro uno schermo da vetrina, alta luminosità, passo 4 mm. Manutenzione posteriore. Lo schermo ha due staffe laterali dove è possibile poi posizionare direttamente il tubolare o il piedistallo per mantenerlo in piedi davanti alla vetrina. Ora vediamole da vicino. Ecco la staffa della quale parlavamo prima. È una staffa normalissima ad L, con dei fori già predisposti, dove voi potrete posizionare il palo, il cavo d'acciaio oppure la gamba che sosterrà lo schermo davanti alla vetrina. Su richiesta la possiamo realizzare direttamente noi, anche la gamba per sostenere lo schermo LED. Questa è la parte posteriore dello schermo LED da vetrina, realizzato su misura. La parte posteriore può essere smontata. Abbiamo visto prima, questa è la parte posteriore dello schermo LED. Per smontare questo fondello e accedere all'elettronica, nella parte in basso dello schermo LED abbiamo delle viti che, svitandole, si permettono di togliere la L e sfilare il fondello. Ovviamente, quando lo schermo è già fissato sulle due gambe, è un sistema molto più veloce e più semplice. Ora io ho dovuto stendere lo schermo per svitare la L e togliere il fondello. Svitiamo le viti. Togliamo la L. Tolta la L, dobbiamo togliere gli angolari in plastica, questi qua, che mantengono fermi il pannello. Una volta tolti gli angolari, tiriamo verso di noi il pannello. Una volta tolto il pannello, abbiamo libero accesso all'elettronica del display LED. Ora ve lo mostro. Come dicevamo, smontando il fondello nella parte posteriore possiamo accedere a tutte le elettroniche del display LED. Perciò, smontando le viti perimetrali, possiamo sganciare il modulo LED e sostituirlo. Possiamo sostituire i cavi di alimentazione 5V dei moduli LED, i cavi flat di segnale in caso di rottura, gli alimentatori o le schede di segnale. Sono già stati predisposti dei pressacavi verso l'esterno con il cavo di rete categoria 5 che andrà fino alla sending card, perciò la scheda di segnale principale, e il cavo 220V. Una volta collegati possiamo mettere in funzione lo schermo. Ora richiudo lo schermo, rimetto il fondello, rimetto la L e lo schermo può essere acceso e messo in funzione. Come possiamo vedere, abbiamo dei fori filettati per dove dopo andremo ad avvitare le viti che terranno ancorate la L. Ora rimettiamo il fondello. Ovviamente, già come detto prima, sarà un lavoro più semplice una volta lo schermo sarà posizionato sulle due gambe e sarà in verticale, perché già la forza di gravità porterà il pannello verso il basso. Vado a rimettere la L, reinserisco tutte le viti. Una volta fissate le viti, andiamo a mettere i due tappi di prima negli angolari. Ora l'insegna è pronta per essere accesa.